Oggi, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Nel Vangelo Gesù dice a Simone, uno dei dodici, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un caloroso saluto e un augurio speciale ai romani nella festa dei santi patroni Pietro e Paolo. Ringrazio la Pro Loco di Roma che per l'occasione ha organizzato l'infiorata storica realizzata da maestri infioratori di vari Pro Loco dell'Italia e giunta alla decima edizione. Sto guardando qualcuno da qui. Sono stati allestati dei bellissimi tappeti floreali ispirati alla pace e questo ci dice di non stancarci, per favore, di pregare per la pace, specialmente per il popolo ucraino che è in ogni giorno nel mio cuore. Di nuovo il mio saluto alla delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli che ha partecipato alla festa odierna e mando un abbraccio al mio caro fratello Sua Santità Bartolomeo. Saluto tutti voi, a cominciare dai fedeli venuti per festeggiare gli arcivescovi metropoliti, per i quali stamattina ho benedetto il Padre, e poi i gruppi provenienti dal Brasile, Croazia, Messico, Nicaragua, Polonia, Stati Uniti d'America e da varie località italiane. A tutti auguro buona festa e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.